Ragazzi, ebbene sì, siamo su non lo so, non lo so. Comunque, sapete voi. Io devo ringraziare veramente tantissimo Sony Italia per avermi dato questa grandissima opportunità. Ragazzi, veramente è un'opportunità veramente gigante. Io spero che questo video vi piaccia. Devo togliere tutte le cutscene, devo togliere tutte le scene onde evitare problemi, perché comunque mi è stato chiesto, e io manterrò il patto. Signori, potrebbe iniziare una serie. So che magari questo non è proprio un gioco adattissimo a me, perché parlando con Yoto mi ha detto che è simile, a Dark Souls. Io, avendo visto dei video, mi sembra tantino anche un po' Devil May Cry, ma lo scopriremo insieme. Ragazzi, se superiamo i 25.000 like, il 7, ho la possibilità di farvi vedere tutto quanto e potremmo iniziare la serie. Come vedete, ho dovuto togliere la cutscene. La Torre di Londra è un'impotente fortezza costruita dal re Guglielmo I per tutelare la sicurezza della città. Da allora è diventata prigione per i traditori e luogo di esecuzione per i criminali. I londinesi credono che se tutti i corvi che vivono tra le sue mura dovessero decidere di abbandonarla, la torre colorerebbe a Londra stessa, andrebbe incontro alla distruzione. Tra l'altro, vi devo dire che ho stabilizzato i frame rate in modalità cinema a 30 fps, perché ci sono diverse cose, diverse impostazioni. Allora, eccoci qua, Torre di Londra, Inghilterra. Ok, lei probabilmente è tipo una guida, no? Quindi attacco rapido o attacco potente? Volendo, ah, vedi, abbiamo anche la stamina. Qua posso rompere, perché io pensavo di rompere là. Ah, ok, vedi, possiamo raccogliere oggetti tipo la Dark Soul. E abbiamo preso delle anime. Ok. Scatto, tieni premuto L e X. Ah, ok. Aggancia R3. Non so come curarmi, quindi late. Ma lui mi sta... Allora. Oh, devo andare molto piano. Ok, perché secondo me non riesco ad ucciderlo. Quindi prendiamoci qua menu stato per equipaggiarmi nel menu stato. Ok, equipaggiamento. Vedi, arma da mischia. In realtà non ho assolutamente niente. Ma visto che non ho niente, caro gioco, ho sentito rompersi cose. Magari... Ah, ok. Quindi ho preso... Ah, ma dimmelo prima. Che cazzarola. Allora, posso mettere l'arma da mischia, la spada bastarda. Quindi equipaggiato. E poi c'ho le... Vabbè, comunque sono dei stivali che ci aiutano. E non mi sembra di poter mettere nient'altro, perché non credo di avere nient'altro. Però almeno... Vedi, ci abbiamo qualcosa. La parata. Ok, la parata è con questo. Quindi se io vado là e me lo aggancio male. Ok, vedi? Posso fare pure l'attacco potente. Ah, però aspetta. Lui si è parato di più rispetto a me, non capisco. Chiave della prigione o un'altra spada bastarda. Non so bene il perché. Vedi, con questo posso aprire la mia cella. Un po' come Dark Souls 2, mi sembra. Non mi ricordo bene da dove si partiva sotto. Ok, quindi dobbiamo fare attenzione. Oggetto rapido. Ok. Medicina. Ci abbiamo gli oggetti rapidi. E posso con R2. E sicuramente. Sicuramente al 100%. Va selezionato. Scelta rapida e me lo metto col tasto giù. Ok, e quindi abbiamo trovato la medicina. Meno male che ho giocato un po' Dark Soul per poter dire, bah, almeno un minimo qua riesco a gestirmela. Quindi ho trovato un cappotto. Voi dite, beh, hai trovato un cappotto, meglio di niente. Quindi incominciamo. Oh, incominciamo. Mi servono un bel paio di pantaloni, un bel paio di mutande, i calzini. E stiamo a posto così. Ok, la grafica è abbastanza piacevole. Niente da dire.
Vai così. Aspetta, c'ho la schivata con L1. Ah, ok. Va bene, d'accordo. Pantaloni. Quindi vedete, piano piano comunque ci stanno mettendo la roba giusta. È figo perché comunque la personalizzazione c'è. E ci sta. E ci sta. Tutto sta. Non così. Non così. Sì, non... Ah, gioco, però tu mi dovresti dare comunque una mano. L1, porca... Ah, ok, devo stare in parata. Vedi? Ah, è vero, perché c'ho anche la stamina, porca miseria. Parato. Non l'ho agganciato. Mi devo ricordare di agganciarlo. Biondo, vieni qua, che se no diventa un problema il combattimento, eh. Biondo. Dai, a Biondo, mi stai a scassare le palle, mi stavi a scassare. Quindi possiamo andarcene per di qua. E... olle, vai. Vai, vai, senza... senza problemi. Devo fare... infatti, devo fare molta attenzione alla stamina. Quindi mangio. Mi devo ricordare di poccarli, perché sennò diventa un problema. Meno male che abbiamo anche abbastanza medicine, se fosse per quello. E mi sa che abbiamo trovato... aspetta, quelli erano i pantaloni? Pantaloni pietra, che sicuramente avranno delle statistiche in più. Abbiamo trovato un sacco di pantaloni, ma tantissime. Ok, sto combattimento non so se ve l'ho fatto vedere, ma forse è stato uno dei migliori che io abbia mai fatto per il momento qua. E non volendo sono andato forse troppo sopra, perché volevo vedere se c'erano oggetti. Un bel po' scuro come gioco, eh. Ok, quindi lo pocchiamo. Attacco pesante. E recuperiamo un po' di stamina. E ci diamo giù molto pesante, ragazzi. Olle. Bello, va bene le prime volte, ma adesso ti, vi rompo tutti, eh. Non so bene dove devo andare. Questo, sono sincero, veramente non so bene. Qua ho aperto una porta, forse era... Ok, i portoni non sono incredibilmente pesanti come... come l'altro, eh. Qua c'è qualcosa di incredibile. Ah, forse tipo falò. Potrebbe essere tipo falò, secondo me. Il pregare non so cosa consiste. Magari è un checkpoint. Potrebbe essere tantissimo un checkpoint, secondo me. Backstep non mi sembra che esista tanto. Lui è morto di un male, ragazzi. Seriamente, la stamina va giù, che è un piacere immenso, raga. Veramente immenso. Quindi poccalo, poccalo, poccalo. Olle, volevi. Bene, 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 bene. Però l'ho preso, insomma, eh. Olle. Ok, là ho trovato liscio per me. Ragazzi, la stamina è un problema, ve lo dico. La stamina è un problema. E neanche così piccolo. Olè. Quindi occhio. Ok, parato. Anche gli spostamenti, anche le parate comunque consumano stamina. Ma guardate. Dai, su. Non farti pregare per... cioè, ah, vedi, con questo tasto posso selezionare l'arma. Io ho visto che ce n'era uno qua. È figa questa, eh. Questa è figa tosta, regà, eh. Ho capito, sto capendo un attimo come... come funziona anche i tasti, queste cose qua. Bello, bello, bello. Vedi, con questo faccio così e ritorno allo spadone incredibile, mega gagliardo. Qua non ho ancora ben capito che cosa serve la preghiera. Forse a ripristinare la vita. Non ho ben capito per il momento. Quindi massacriamolo male. Non ho notato se c'è il backstep, ma non mi sembra che posso camminare in modo silenzioso. Ma non ho capito, ma i nemici respawnano ogni volta che io... mi sa di sì, è tipo alla Dark Soul, no? Ho trovato un altro cappotto che io vorrei vedere. Moltiplicatore difensivo è più forte questo. Boh. Va bene, per il momento lasciamo questo. Voglio provare ad andare avanti, perché secondo me ho fatto respawnare tutti i nemici che avevo dietro. Ne sono abbastanza sicuro. Quindi con calma. Lui è abbastanza lento. Noi con la spada siamo molto molto veloci.
Abbiamo trovato dei nuovi pantaloni. Qua c'ho un baule enorme. Questo è un baule tipo... madonna mia. Ascia da battaglia. Ok, proviamo anche l'ascia da battaglia. Io sono... sicuramente sarà lentissima l'ascia da battaglia. Sicuro al 100%. Ah, vedi, posso metterla... quelle sono le armi da distanza. Probabilmente. Sto esplorando abbastanza bene, di questo sono contento. Però non so effettivamente come... sì, è pesante, ma fa dei danni, ragazzi, che non hanno senso mai. Tantissimi danni. Ok, stavo guardando il tizio e mi hanno chiuso la porta in faccia. Adesso io la butterei giù a suon di calci, sta porta. Allora, vi dico, qua non ci sono mai stato. Mi sto trovando da Dio con lei. Cioè, con quest'ascia mi sto trovando davvero benissimo. Assurda, ragazzi. Cioè, fate proprio i buchi. Almeno per il momento, almeno per il momento. Quindi sto trovando un sacco di stivali, un sacco di roba. Vedi? Che comunque le pizze ce le prendo, non ve credete? Sicuramente poi credo che potrò forgiare tutte le spade, tutte le cose. Cioè, sicuramente un minimo ci sta. Io ancora non ho trovato come, però sicuramente c'è. Allora, là ci sono due cavalieri incredibili. Non mi va tanto di affrontarli per il momento. Quindi me la prendo ancora con questi piccoletti. E piccoletti si fa per dire. Perché credo che là o non mi facciano passare o ancora non sono molto in grado, perché... ma... oh, vedi? Ok, qui sono guai. Qua sono guai tantissimo. Qua sono... ah, sono lentissimi. Sono lentissimi, ragazzi. Però sono fattibili, secondo me, eh. Ok, me l'han parati tutti. Mortacci sua. Dai, viecce. Ascia contro ascia, ma dove arriva incattivito. Arriva incattivito, raga, arriva incattivito. Ah, aia, mamma mia, che danni. No, perché quando sono stremato non... liberato queste spoglie mortali, tua nonna. E infatti, eccoci qua. Eccoci qua, secondo me. Mio parere, ve lo dico io. Dovevo... con loro dovevo essere un pochino più agile, sicuro. Allora, il bastardo sta là. Secondo me mi devo prendere lo spadone. Commettete? Perché devo essere più agile. Perché vedete, lui è molto molto lento. Quindi secondo me è come ho pensato io. Anche se gli faccio più male, poi lui deve per forza venirmi incontro. Io ricarico la stamina molto più velocemente di lui. Cioè, nel senso, rispetto all'altra. Ora, se arrivano in due, mi diventa abbastanza un problema. Perché due, ne ho gradi due, purtroppo. Aia. Attenzione che questo... oh, mi hai rotto il cazzo con sti affondi. Maledetti che non siete altro. Dai. Allora, voi pensate, no? Io ci voglio riprovare. Allora, se io ti agro... vieni, 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 vieni qua, vieni. Perché lui scappa e quindi mi dà problemi. Lui sicuro lo devo fare con la spada. Però viecce, bastardo che non sei altro. Bravo lui. Liscio per me. Liscio per me. Vieni qua. Devo capire l'hitbox di questa stronza. Ah, sei bastardo, eh. Sei bastardo, eh. Adesso non vai più dall'amichetto tuo, eh? Non ci vai più dall'amichetto tuo, eh? Ah! Non ci vai più, eh? Sei troppo lento, frate. Troppo, troppo lento. Vieni qua. Vieni qua. Che ti devo dare un sacco di botte. Tutte quelle che mi avete dato voi fino... ah! Allora, ci abbiamo... grande elmo. Allora, vediamo un po', eh. Perché vedete, in realtà mi stanno dando un boato. Ma va bene. Possiamo metterci l'elmo, che vabbè, non è bellissimo, però comunque aiuta da morire. Mi metto questo. Diventerò pesantissimo, eh. Perché diventerò molto molto pesante. Però secondo me ci sta. Qua ovviamente lo sto facendo un po' alla Katsum.
Direi che va bene. Madonna mia, questi sì che sono cose giuste. Perché poi vedete, c'ho in realtà un sacco di roba, raga. C'ho la spada che va bene. Questo è sempre 73, 73, quindi è uguale. E ci abbiamo l'ascia, volendo, che dovrebbe essere più forte. O me sa che è proprio uguale, perché di più. Ma se cose ancora non so bene. Scala in C, scala in D, scala F, scala in W. Però diciamo che male, male, male non stiamo giocando. Adesso siamo protettissimi. Saremo molto più lenti, come ho già anticipato. Però, però a livello di corazza ci dovremmo essere. Vieni qua. Ah, lo potevo pure buttare giù. Raga, io me lo farei quasi tutto sto gioco, ve giuro. Me lo farei quasi tutto sto gioco. Però vorrei arrivare almeno a un altro checkpoint, perché sennò poi mi tocca rifarmelo. Quindi stessa tattica di prima. E si va di cattiveria. Bastardi. Allora, questo c'ha la spada, quello dietro c'ha l'ascia. Quindi secondo me devo fare un attimo cambio. Ah, qua c'è crepo, raga. Qua c'è crepo tantissimo. O se no sarebbe giusto utilizzare. Allora, sti bastardi rotti proprio dentro. Però due contro uno, non si è mai vista una cosa del genere, eh. Cioè, forse sì, però. Ah, morto. Signori, è interessante, ma c'è da capire un sacco di cose. Probabilmente qua era buonissimo il bastone. Contro questo, questi due era molto molto buono il bastone. Signori, io direi che l'appuntamento di oggi può finire qua. Spero che questa anteprima vi sia piaciuta. Per chi vuole, io questa domenica 5 sarò a Roma al centro commerciale di Burtino per fare il mio primo firma copie. E ci vediamo là, mi sembra alle ore 16. Signori, spero che il video vi sia piaciuto. Ditemi se vorreste vedere una serie o qualcosa del genere. Grazie ancora Sony. Bella.